Federico Adorno, scorrono le immagini delle finali del Parma, tu allora non eri neanche nato, però immagino che con queste immagini, con questa storia sei cresciuto, ecco, cosa provi a rivedere quelle giocate, quei gol, quei trofei alzati in alto? Ma provo grande orgoglio di fare parte di una squadra che è poi quella della mia città, che ha vinto praticamente la squadra che ha vinto più coppe europee, penso dopo Milan, Juve, Inter in Italia. Quindi questo sia per me che per la città di Parma è motivo di grande onore e grande orgoglio. Federico, rivedendo le immagini, c'è un personaggio che ti resta nel cuore, insomma, che hai portato nel cuore anche da bambino? Beh, certamente Gigi Buffon, che è sempre stato il mio idolo e continuerà a esserlo per sempre. Il Parma ha una grande scuola di portieri, in precedenza anche Bucci, prima ancora Taffarelli. Sì, certo, sempre, sono tanti portieri. Bucci ho avuto anche l'onore di essere allenato da lui, solo un anno, perché poi lui non è andato in prima squadra. Ho ancora un buon rapporto, ci salutiamo sempre quando non ci vediamo, con grande affetto. Federico, c'è tutto l'orgoglio anche per un parmigiano indossare la maglia crociata? Ecco, tu eri stato, ma sei tornato per continuare. Sì, c'è un grandissimo orgoglio, un grandissimo onore. Io è una maglia che difenderò sempre, sono tifoso da quando ci gioco, quindi è un motivo di grande orgoglio. Senti Federico, mi racconti un attimo di questa esperienza che hai vissuto in Giappone, insomma, come sta? Un'esperienza bellissima, indimenticabile, sia sotto l'aspetto del campo che non, perché abbiamo potuto confrontarci con un'altra realtà, che sono i giapponesi, che sono veramente un popolo eccezionale sia per accoglienza che gentilezza. Grazie.